Grazie Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio esprimere all'Aula il mio apprezzamento al Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, per la lodevole iniziativa promossa nel coinvolgere gli istituti scolastici con la presenza di 12.000 studenti nell'insegnare ai giovanissimi quelle che sono le buone pratiche della raccolta differenziata e quella del recuperare le nostre risorse, che poi significa risparmiare e proteggere l'ambiente. I media giustamente danno spazio a quelle che sono le iniziative di Greta Thunberg, che è diventata ormai simbolo di resistenza al climate change, ma anche noi possiamo vantare giovani che vorrei definire eccellenze civili perché capaci di impegno per il loro territorio. Forse non diventeranno famosi, ma voglio citarli perché sono molto orgoglioso di loro e mi riferisco agli studenti del liceo Enrico Medi di Battipaglia, che porta il nome di un grande scienziato e che stanno manifestando perché l'ambiente sano divenga un diritto civile della cittadinanza. Il territorio di Battipaglia della Piana del Sele, infatti, è particolarmente fragile ed è sottoposto da anni ad una pressione negativa derivante dai siti di stoccaggio, lo smaltimento dei rifiuti e presentano molte criticità. Questa iniziativa avrà un impatto notevole e sulla coscienza dei giovani cittadini che impareranno così a valorizzare l'ambiente e le ricchezze del territorio. Per far fronte al grave problema, devo dire che il 26 settembre prossimo, presso il Ministero dell'Ambiente, infatti, si terrà anche un incontro tecnico con i rappresentanti dei comuni di Eboli, Battipaglia e Pontecagnano, aprendo così il dossier Battipaglia Piana del Sele, che io a più riprese ho cercato di incentivare e lanciare da quest'Aula, che un dossier che approfondirà quelli che sono gli interventi più utili per ri risolvere l'annosa questione. Nel prossimo futuro, Presidente, credo che dovremmo immaginare una forte apertura ai gruppi giovanili, anche in quelli che sono gli incontri istituzionali, insieme ai comitati, ai responsabili del settore, per dimostrare la possibilità di quella che è fondamentale per loro, la partecipazione diretta dei giovani alla soluzione del problema e quindi alla cogestione di quello che è il loro futuro. Questo li spingerebbe, signor Presidente, a farli diventare dei cittadini migliori. Grazie, Presidente.